questo è il Festival di Filosofia, che già parlare di Festival della Filosofia è molto complicato. Oggi si parla, il Festival ha come tema l'eterno fratricidio, si parla di quello che è, insomma, un tema d'attualità assoluta, quello che sta succedendo in Medio Oriente, che se ormai molti provano ancora a sottrarsi da quello che accade, ma ormai è impossibile, chiunque deve interessarsi di quello che sta accadendo. La giornata di oggi ha come tema la cognizione del male, il tragico, la memoria e il perdono. Tu vieni da una cultura ebraica e sei però sempre molto attento, anche critico, sei molto attento alle minoranze, a quello che succede nel mondo, all'incontro fra le culture. Cosa sta succedendo? Perché in un mondo che si stringe sempre di più, dove possiamo essere più vicini, in realtà ci stiamo allontanando? Sembra quasi, cioè, invece di unirci perché possiamo essere più vicini, prendere un aereo, andare a incontrarci, ci stiamo allontanando così tanto. Il problema non sono le distanze fisiche. Abramo è il patriarca dell'umanesimo monoteista perché compie un viaggio fra le due sponde di un fiume. Abramo prende il nome di Ivri, Abramo l'ebreo. Poi, cosa vuol dire Ivri? Viene dalla radice avar, traversare, traghettare. Abramo inizia un viaggio fra le due sponde di questo fiume, traghettatore. Il fiume è la vita, le sponde sono l'io e il tu. È il viaggio più lontano, più difficile da compiere, e non sono le distanze fisiche che lo determinano, ma le distanze interiori. Infatti, fratelli si scannano fra di loro, serbi e croati. Orangisti protestanti e irlandesi cattolici sono lì attaccati. Non è quello il viaggio. Il viaggio da compiere è il viaggio dell'io verso l'altro e viceversa. E su questo piano noi non abbiamo quasi neanche iniziato il viaggio. Cosa succede dopo Charlie Hebdo, per esempio, che è stato un altro di quei punti che ha creato ulteriori scissioni, ha inferocito le persone? Ma ovviamente in un mondo che fonda se stesso sulla forza, sul denaro, sulla svendita dei valori umani, sull'irrilevanza dei valori umani, ci sono sempre delle schegge di violenza fuori controllo. Questo mondo le produce, perché è un mondo che produce deiezioni, vite di scarto. E non importa se uno è nato in una famiglia ricca o non ricca, è la temperie che innesca questi fenomeni di fanatismo. È una mancanza di formazione profonda. Il fanatismo si nutre di una visione dell'altro schematica, stereotipata. Il fanatico, a qualsiasi cultura appartenga, vede l'altro come qualcuno di indifferenziato, non ne vede l'umanità, ne vede lo stereotipo. Vale per noi. E quando parliamo di musulmani come se fossero un blocco granitico unico. I musulmani sono variegati, quasi quanti musulmani ci sono, i credenti, i non credenti, i fanatici, i moderati, come posso dire, insomma, i potenti e i fragili. Allora la vera grande questione risiede nel comprendere che ciò che noi dobbiamo fare se vogliamo uscire da questa logica è formarci nella conoscenza dell'altro
e formarci nella conoscenza di noi stessi. Perché noi diamo noi stessi per scontati, non indaghiamo, non ci rimettiamo in questione. Perché abbiamo paura della rimessa in questione. Per esempio di scoprire che noi non siamo quella narrazione retorica che amiamo fare per definirci, tipo per esempio italiani brava gente. L'Italia ha prodotto un regime criminale che si è macchiato di un genocidio e di uno sterminio di massa, di assassini efferati, non meno dei nazisti. Per esempio nelle terre della ex Jugoslavia, ma noi vogliamo fare le vittime, noi commemoriamo le foibe, ma non parliamo dei crimini che i fascisti hanno compiuto in quelle terre, pulizie etniche, villaggi rasi al suolo, assassini di massa di civili inermi. Questo siamo, prendo questo caso perché è un caso che conosciamo tutti. Noi saltiamo e andiamo alle foibe. Come le foibe, un momento, ma perché le foibe? Cos'è successo prima? Ah no, questo non lo raccontiamo. Perché ci vogliamo brava gente e non lo siamo per niente. Quanto sono importanti? Quanto è importante l'insegnamento, la cultura, l'incontro tra persone diverse? Tu hai fatto anche un cortometraggio, hai partecipato a Margherita, dove si parla dei Rom a Milano, della fiducia. Sì, il problema è questo, lo ripeto, che noi siamo ancora estremamente arretrati sulle questioni che attengono l'essere umano. Perché si può salutare, no? Siamo sì, si può salutare, la Street TV. Noi, c'è un bel racconto di Kafka che si intitola Eine kaiserliche Botschaft, un messaggio imperiale, e dice di un imperatore morente circondato da tutti i dignitari in questo palazzo enorme posto il suo letto di agonia, e lui chiama un messaggero e gli bisbiglia il messaggio all'orecchio, poi se lo fa confermare e a sua volta conferma che il messaggio è corretto, e il messaggero parte, ci dice Kafka. È un uomo robusto, porta sul petto le insegne imperiali, il sole, con quale piglio lui attraversa i palazzi, cioè i vari palazzi della grande residenza imperiale. Ecco, è riuscito a attraversare la prima serie, e poi i cortili, e poi altri palazzi, e poi altri cortili, e altri palazzi. Dice Kafka, non riuscirà mai a uscire dalla residenza imperiale, ma anche se ci riuscisse, cioè se lui volasse libero all'aperto, sentiresti presto i colpi della sua mano alla tua porta a recarti il messaggio, ma lui non riuscirà mai e poi mai, anche se con tutto il suo vigore, e anche se riuscisse a varcare l'ultima porta della residenza imperiale, ci sarebbe ancora la città imperiale ricolma di tutti i suoi rifiuti. Nessuno riesce a attraversare quella città, tantomeno con il messaggio di un morto. Eppure tu la sera ti siedi davanti alla tua finestra e aspetti quel messaggio. Questa è una descrizione del Messia alla maniera di Kafka. Ma Kafka cosa ci racconta? Noi abbiamo scelto i luoghi del potere e i rifiuti invece di scegliere il messaggio. Non siamo interessati al messaggio, siamo interessati alla comunicazione. E allora dove vogliamo andare in questo mondo? Abbiamo creato un mondo di deiezioni, di rifiuti, di ingombri, di impedimenti. Qual è? Parliamo degli esseri umani? Parliamo dei loro problemi? Investiamo su questo? No. Noi investiamo sulle armi, sui banchieri, sulla speculazione e via dicendo.
e l'uomo è funzione di tutto questo, non è lui il centro. Non riusciamo mai a fare niente così, niente. Combatteremo come il messaggero che si apre strada, ma non arriveremo mai al punto, perché la vera questione è capire chi siamo noi e cosa stiamo facendo. E a questo dedichiamo un festival della filosofia, dedichiamo qualche trasmissione, pezzettini di talk show, ma noi non dedichiamo tutte le nostre forze a quello a cui dobbiamo, cioè la vita, le sue problematiche, come l'essere umano si colloca, come si colloca la vita stessa. Questo è tenuto a margine, infatti, questo è affidato al volontariato invece che essere affidato al centro. Mi spiego meglio, solo se la cultura, l'istruzione, la formazione, come dicono bene i tedeschi, il Bildung, e il bello, il giusto, diventeranno, saranno nei primi tre posti dell'agenda politica di ogni governo, allora succederà qualcosa. Ma cosa c'è al centro? Il Jobs Act, cioè come fottere gli operai facendo finta di aiutarli. Bisogna avere pazienza, però vabbè. Sì. In queste occasioni di incontro spero possano c'è un famoso canto sardo. Questa mi piace. Procurate barones moderare sa tirannia, sì. Che se no provvida mia torrate sa pesi in terra. Declarate già sa guerra contro sa prepotenza e incominza sa vassenza in subopulo a faltare.